Durante un'intervista, Fernando Alonso ha lanciato un'idea che potrebbe far felici molti appassionati di sport. Il pilota spagnolo ha infatti annunciato che potrebbe tornare in Formula 1 dal 2021 se le nuove regole tecniche saranno in grado di garantire un'elevata competitività, spezzando il dominio di una sola scuderia registrato negli ultimi anni. L'ex pilota di Benetton e Ferrari, ritirato nel 2018, ora è brand ambassador della McLaren, l'ultima scuderia con cui ha corso. Dopo la Dakar, voglio tentare un'altra Indy. Spiegato, ma poi studierò molto attentamente le nuove regole tecniche della Formula 1. L'obiettivo di Alonso è quindi chiaro: tornare nel circus per dire ancora la sua. Quando saranno ufficializzate le nuove regole, se riterrò che davvero in Formula 1 ci sarà la possibilità di vincere per tutti e non per un solo team, allora il mio ritorno sarebbe un'opzione concreta, ha detto Alonso. Il Napoli può sorridere, è infatti perfettamente riuscito l'intervento a cui si è sottoposto il difensore Kevin Malquit. L'esterno azzurro nella gara contro la SPAL aveva riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ed è stato operato con successo a Villa Stewart. Restano ancora da stabilire i tempi di recupero. Grazie a tutti per i vostri messaggi di incoraggiamento, mi hanno commosso. Adesso inizia il lavoro duro per tornare il prima possibile. Forza Napoli sempre! Ha scritto Malquit su Instagram. Il commento dell'allenatore dell'Atalanta Gianpiero Gasperini dopo il pareggio ottenuto contro il Napoli. Allora, parlando dell'episodio, così ce la togliamo. <ride> ehm, la mia sensazione dalla, dalla panchina immediata, ha detto mi sembra rigore, ehm, rivedendo le immagini. Eh, c'è un grande dubbio: c'è un grandissimo dubbio. E penso che non sia uno scandalo, questo, fa, questo qua poi io probabilmente sono di parte, quindi accetto eh, fate un referendum e mi direte però non è al 100% e neanche al 70 o 60. Questo è un rigore molto discutibile perché c'è una gomitata, e è, è quello che ha visto il VAR, probabilmente è quello. Quindi non siamo di fronte a un episodio così, anche se dalla, dalla in diretta io ho avuto. Anch'io la sensazione che potesse essere a rigore. Dopo rivedendo le immagini non è la stessa cosa. Al termine della gara persa contro la Fiorentina in zona mista ha parlato il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi. No, si è smarrito, ha smesso di giocare. Eh, abbiamo smesso di giocare, siamo diventati troppo rinunciatari è troppo poca voglia di fare la partita di. Dei centrali di aprirsi, dei terzini di fare uscire la palla, dei centrocampisti di smarcarsi e noi siamo una squadra che invece è costruita per giocare. Se togli quello, non siamo una squadra che va sulle seconde palle o che eh, può difendersi 90 minuti nella propria porta. Eh, questo al di là comunque degli episodi che comunque gli episodi. Sono sempre quelli che determinano e oggi i due episodi eh, più significativi ci hanno visto eh, negativi. Ci hanno visto il, primo gol, il secondo gol loro su uno svarione di Duncan e il 2-2 non fatto da Marlon. È un episodio che comunque determinava la partita.